Troppo buone le conchiglie di pasta sfoglia, sono facili e veloci da preparare e poi bastano davvero pochissimi minuti per portare in tavola un aperitivo che piacerà proprio a tutti. E poi sono molto scenografiche, ideali per un aperitivo, un buffet, per un finger food. Potete prepararle tranquillamente in anticipo. Cosa aspettate? Consiglio di provarle subito. Srotolo un rotolo di pasta sfoglia del formato rotondo, ma si può utilizzare tranquillamente anche il formato rettangolare. Incido tanti cerchi con un coppapasta da 8 cm di diametro. Rimuovo l'eccesso di pasta sfoglia. Ripiego un piccolo lembo di pasta in questo modo. Con l'aiuto di un coltello alla maniscia ben affilato, incido in modo superficiale. Spennello la superficie con un tuorlo e un cucchiaio di latte. Ho appena acceso il forno e l'ho portato a una temperatura di 190 gradi. Lascio cuocere i dischi per 15 minuti o fino a quando risulteranno belli dorati. Dopodiché lascio raffreddare per bene. Nel frattempo preparo la falcia, trito in modo grossolano una manciata di rucola. Metto in una ciotola 200 g di tonno sott'olio ben sgocciolato. Con l'aiuto della forchetta ammorbidisco e schiaccio leggermente. Poi unisco la rucola, insaporisco con sale e pepe quanto basta e infine aggiungo 100 g di maionese. Mescolo per bene questi ingredienti. E ora incido a metà le conchiglie. Quindi falcisco con la falce appena preparata. Al centro metto una piccola mozzarellina. Ed ecco a voi, miei carissimi amici, le conchiglie di pasta sfoglia sono un antipasto perfetto per le prossime feste di Natale. Sono molto scenografiche e golosissime, si preparano velocemente anche in largo anticipo. Potete scegliere le varianti di falcia in base al vostro gusto personale. Quindi cosa aspettate? Provatele e fatemi sapere, ci conto. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti!